Ecco la start list della prima gara di questo lungo weekend che ha già le decorazioni natalizie, come vediamo sullo sfondo. Prima di analizzare la gara, un personale ovviamente saluto a il numero 1 pound for pound Madiba, in arte ovviamente Nelson Mandela. Ma veniamo alla gara. Vi dicevo, la francese di punta, perché si pensava che potesse non essere così importante l'infortunio di Marie Doren, che in questo format ha vinto anche una medaglia pesante alle precedenti Olimpiadi di Vancouver, e invece pare che sia lesionato, anzi è lesionato in modo importante, rotto il legamento tra tibia e perone, tra l'altro una, insomma, sfortuna vera, perché un incidente banale per Doren, e potrebbe essere a rischio anche la sua partecipazione alle Olimpiadi. Chiaramente a questo punto la Francia deve per forza di cose stringere i denti. Al femminile manca l'atleta di punta, Brunet si è dimostrata sicuramente in condizioni migliori rispetto alla passata stagione, ma qui, come detto, le favorite, come sempre o come spesso accade, è un ristretto numero di atlete che sono già andate più volte sul podio, soprattutto Domracheva, che parte con il 35, McRainen non ama tantissimo questo format in cui ha vinto una sola volta, però qua è salita globalmente 3 volte sul podio, argento ai campionati del mondo del 2011 e lo scorso anno seconda appunto a Hochfilzen, parte con il 50. Poi abbiamo Thora Berger, sto segnalando chiaramente i numeri più importanti, che è stata terza a Östersund, settima nella classifica generale di Coppa del Mondo Thora Berger, che lo scorso anno nelle sprint ha raccolto 6 podi su 10 gare. E poi chiaramente Sukalova, leader della generale, grazie al successo soprattutto nell'individuale, ha vinto 2 volte in questo format, Petrole 75, Zaitseva col 77. Entrando nel dettaglio, adesso lo possiamo fare chiaramente anche con le immagini, visto che la gara è partita con Marina Liebedeva, adesso tocca dopo la kazaka la slovacca Martina Ciarapanova. Io vi ricordo che potete anche utilizzare la pagina Facebook di Eurosport per scrivere durante la diretta, visto il fatto che non c'è Massimiliano Ambesi e in due sarebbe più facile tenere d'occhio anche le vostre email, però sicuramente do un'occhiata anche durante la gara e sicuramente alla fine eventualmente poi darò delle risposte. Chiaramente c'è il gruppo Facebook Biathlon Italia, che è sempre più massiccio, potete utilizzare anche Twitter per quanto riguarda Eurosport, la diretta con l'hashtag diretta Eurosport, e informazioni in generale sulla programmazione le trovate sul sito di eurosport.com. Intanto comincia a prendere corpo la gara, chiaramente direi che bisogna aspettare fino a Cristina Pauca con il pettorale 8 per vedere la prima atleta di un certo peso. Poi ci sarà col 10 Sackenbacher, che ha avuto un discreto inizio di stagione, soprattutto chiaramente per lei tutto legato al migliorare le percentuali al tiro, e sembra che sia la direzione presa. Russia che schiera la prima atleta con Yekaterina Glazirina, pettorale 13, si rivedono insomma anche atlete che siamo curiosi di vedere soprattutto all'opera, vista la loro condizione che non è ancora così chiara, in particolare quella di Vilukina, che fa il debutto in stagione col pettorale 42. Riprendendo a scorrere la start list, la prima delle italiane è la debuttante classe 90 dalla Varridanna, Federica Sanfilippo, con il 15, Varridanna che in questa stagione ospiterà 2 tappe consecutive di Ibu Cup in gennaio, una valle assolutamente bellissima, dove in questo momento tra l'altro c'è un training camp per diciamo le nazioni di terzo profilo, comunque quelle più piccole. È un training camp organizzato, promosso, organizzato dall'Ibu e promosso dal CIO. Proprio questa operazione avviene durante la stagione olimpica, chiaramente proprio per cercare
cercare di favorire la preparazione di paesi che non hanno neanche così tanti fondi a disposizione e non sono abituate chiaramente ad avere una programmazione attenta come le nazioni di punta. Tornando alla start list, c'è poi col 18 Gvisdon, che ha vinto due volte nel format, qui è stata seconda nel 2006, ha vinto la passata stagione a Sochi nelle preolimpiche. Con il 23 c'è Irina Starik, che ha dimostrato, insomma, ha confermato le buone qualità, undicesima nella classifica generale di Coppa del Mondo. E poi la prima delle big è sicuramente Andrea Henkel col pettorale 29. Esaurisce con il 16 Nastassia Kalina, oggetto insomma di bersaglio, diciamo, preferito in Russia in questo momento, visto il suo passaggio con un'altra nazionale. Henkel, dicevo, 5 vittorie nel format, campionessa del mondo nel 2008, nona in classifica generale, qui ha vinto nel 2006. Dopodiché ci sarà Tiri Lekhov, una delle sicuramente atlete più interessanti di questo avvio di stagione, è nelle top 15, nelle prime 15 della generale. E quindi poi Domracheva col 35, passiamo a Hildebrand con il 40, le italiane sono Gontier 41, Oberhofer 51, Wierer 59, Michela Ponza 96. Non c'è chiaramente Alexia Rungaldir, il suo posto è stato qui preso proprio dalla San Filippo. C'è interesse per esaurire il secondo gruppo di partenza, vedere quello che potrà fare Olga Vilukina. Scardino è una impiegatizia, diciamo così, del circuito di Coppa del Mondo, quasi come la Gregorin, mettiamola così. E con lei, diciamo che tra le atlete più interessanti si esaurisce il secondo gruppo, quello più corposo è certamente il terzo. Intanto sentite che tifo, perché chiaramente qua, insomma, non siamo lontani dalla Germania e quando parte un atleta tedesca il pubblico si fa immediatamente sentire. Siamo al numero 10 di partenza per quanto riguarda la start list. Chiaramente le atlete inquadrate in questo momento dovranno fare un po' da apripista e barra, diciamo, gatto delle nevi. Quindi il compito non sarà sicuramente agevole, partire con questo pettorale sulla carta. Peraltro la nevicata dovrebbe comunque andare avanti, queste sono le previsioni che sono state, come dire, gli ultimi aggiornamenti dicono questo. Wenn eben mehr Athleten unterwegs sind. Katharina Glasirina aus der russischen Mannschaft. Sie gehört zu den von Wolfgang Pichler betreuten Athletinnen. Sechs Sportlerinnen dürfen ja die stärksten Nationen an den Start bringen. Drei heute am Start aus der Gruppe, die noch mit Wolfgang Pichler, dem Deutschen, trainiert. Andrea Henkel, die hat noch ein wenig Zeit. Startnummer 29 für sie. Die immer gern nach Hochfilzen kommt. Ein besonderer Ort für sie. 2005 gewann sie hier ihre erste Einzelgoldmedaille. Sagt Follow all the scores, fixtures and tables live. Eurosport.com, the reference and sport apps available on the App Store. Also die Strecken sind ihr durchaus vertraut, aber natürlich in Kombination mit dem Schießen, auch mit diesem Anlaufen an den Schießstand, das musste sie an den beiden Trainingstagen gestern und vorgestern dann hier erst einmal erlernen. Hat viel Besuch, ihr Ehemann ist hier, Johannes Steele, steht irgendwo an der Strecke mit dem Vater von Evi Sachenbacher-Steele. Cousins sind noch mit. Megaphone gives you the best sports moments online. Get connected to sport. Megaphone. Si apre il poligono con la prima atleta al via, Marina Lebedeva, che non ha il miglior tempo sugli sci perché al pre-time è Sackenbacher la più veloce, oltretutto due errori per la kazaka, ne arriva un terzo, gara praticamente finita o comunque compromessa, ha dato tacche ma non è servito per essere più precise. Dicevo, il terzo gruppo di partenza è sicuramente quello più importante, mentre vediamo Fanny Horn che è sui tempi di Sackenbacher nel primo giro. Con il 45 c'è Dallmayr, poi Kuzmina con il 47,
che si è messa in evidenza nell'individuale di Ostersund con il secondo posto. Flotland ha vinto per la seconda volta in carriera nelle sprint proprio in Svezia e parte con il 48-49. Jurieva, che qui è stata seconda nel 2007, intanto un errore, una penalità, quindi un giro sui 150 metri di anello da scontare per lei. E quindi McRaenen con il 50, altra atleta chiaramente interessante a seguire, col 51 Oberhofer. Quindi diciamo che da Dallmayr a Oberhofer c'è di mezzo anche Rasimovičiūtė, Diana Rasimovičiūtė, sono tutte interessanti. 53 Solemdal, tredicesima nella classifica generale. Virer con il 59, Monika Oenisch con il 60, Preusch con il 62, che ha dato già dei segnali interessanti nella prima tappa al suo debutto in Coppa del Mondo, Witkowa col 65, Tora Berger 69. E Tora Berger troverà, insomma, sicuramente, mi sembra che le condizioni stiano, almeno dalle immagini sembrava che nevicasse un po' meno, potrebbe anche darsi che cambino le condizioni, nevischia, ma non è così intensa la nevicata. Comunque abbiamo il miglior tempo di Burdiga, Natalia Burdiga, col pettorale 4 qui in quadrata. Ma stiamo aspettando chiaramente Sackenbacher, che è decisamente la migliore sugli sci al chilometro e 6, con 10 secondi e mezzo di vantaggio su Cristina Pauka. Pauka pettorale 8, quindi sicuramente c'è da registrare il primo zero della giornata, ed è quello dell'Ucraina. Vuol dire che ci sono condizioni comunque non così agevoli al poligono. Per finire, dopo Tora Berger, abbiamo la Becon col 72, Sukalova 75, Zaitseva 77, Valis e Merenko col 78 e Brunet 79. Pidrushina, che ha vinto l'oro agli ultimi mondiali in questa gara, con l'83. L'altra compagna di podio, Vita Semerenko, parte con la 85, in mezzo c'è Gregorin. Nell'ultimo gruppo sicuramente c'è Gosner con 98, importante da segnalare, Shumilova col 102 e Panfilova con il 105. Adesso però concentriamoci sulla gara. Si è inserita in seconda posizione con 1-0 anche Lenny Barnes. Comunque le condizioni del vento possono variare, però chiaramente non è tutta un'altra storia, è tutta un'altra musica rispetto a Östersund. Come vedete, bandierine leggermente mosse dal vento. Anche Pauka senza errori e quindi è sul tempo di Burdiga. Aveva qualche secondo di vantaggio su di lei prima di entrare al poligono, l'ha incrementato anche perché è stata abbastanza rapida nel esaurire la serie sui 5 bersagli. Vediamo Sackenbacher, che addirittura si è sdraiata e forse può cominciare a sparare sotto i 7 minuti, notevole per la campionessa, diciamo, uno rimane sempre, però campionessa olimpica nello sci di fondo, passata al biathlon. Ha aperto male, due errori sono abbastanza pesanti, tre chiaramente complicano tantissimo la sua gara. Guardando ai tempi nel primo passaggio, ci segnala il fatto che la più veloce è la Guizzon, che è stata sul podio qui nel 2006, ha chiaramente un certo feeling con questa gara, su due poligoni si esprime al meglio. Anche Laukkanen, anche lei comunque con esperienza nello sci di fondo, ha un buon tempo ai 900 metri, è la seconda, staccata di 2 secondi e 3 rispetto a Guizzon, terza Sackenbacher. A breve partirà Andrea Henkel, qua intanto la regia ci fa vedere Landova. Ma forse è più interessante rimanere comunque sui tempi per segnalare che nel secondo giro al chilometro 6 Zina Kocher fa segnare il secondo tempo davanti a Pauka. San Filippo paga 27 secondi e 7 nello stesso rilevamento. La debuttante italiana è, insomma, abbastanza vicina ai tempi di quella bielorussa Nastassia Kalina. Si è presa il suo tempo sull'ultimo bersaglio Landova e ha fatto bene, perché non ha sbagliato, come anche Chevalier. Interessante la prestazione della francese,
Adesso c'è Glazirin. Terzo tempo per Landova. Successione nei bersagli diversa rispetto, diciamo, alla tradizione o alla maggior parte delle colleghe. Comunque anche per lei 1-0. Mi sembra che le condizioni non siano malvagie. Tanto Burdiga perde sensibilmente da Fanny Horn all'inizio del secondo giro. Glazirin è praticamente sul tempo di Pauka, mezzo secondo di ritardo. Burdiga aveva un margine di 13 secondi su Horn e sono diventati meno di 6. Gli addetti continuano a pulire le piazzole di tiro, anche se la nevicata non è così copiosa, però condizioni che vedo anche dalle pettorine dei fotografi, che restano comunque difficili. Bisogna cercare di capire se ci potranno essere delle variazioni. In tal senso, da queste immagini vedo che c'è più vento in questo momento. Tirilekov al via, una buona Tirilekov in questa partenza di Coppa del Mondo. Vediamo Kalina, di cui parlavamo in precedenza. Ekov ha ottenuto il quinto posto nell'individuale, invece ha rischiato di finire fuori dalla zona punti nella sprint. Ci aspetta chiaramente il poligono della Gvisden, che viaggia praticamente sul tempo di Sagenbacher. Gvisden ha il miglior tempo in tutti i passaggi. Bene Kalina, un po' lenta nel ripartire. C'è proprio la Gvisden, che credo abbia un tempo notevole. Anche lei dovrebbe essere sotto i 7 minuti quando inizierà a sparare, più o meno, no? Appena sopra. La regia è rimasta sulla Kalina per farci vedere il settimo tempo. Commette un errore Gvisden. Non è così stabile nella posizione a terra, però comunque ha evitato altri danni con le tre cartucce successive all'errore. Quindi un giro di penalità che la proietterà dietro la Chevalier. Si incrocia con la San Filippo, che anche lei nel giro delle penalità. Non ho sinceramente seguito il suo poligono, adesso chiaramente vi darò, lo vedremo anche nelle immagini. No, non credo, perché non aggiornerà. Comunque lascia passare Gvisden, ha commesso un errore. No, tre errori. Era già nel giro delle penalità, ovviamente, insomma, per recuperarle un minuto e mezzo Gvisden ci dovevano essere tanti errori. Purtroppo sono tre per San Filippo. Daria Domracova. C'è Laukkanen. Laukkanen che è uno dei migliori tempi sugli sci, però al poligono fa fatica. Intanto forse sono incrociate in pista Henkel e Sagenbacher. Sì, è così. È davanti Henkel però a fare l'andatura. Wo sie dann doch wieder ein bisschen langsamer, verhaltener schießt und dann schleichen sich bei ihr die Fehler ein. Mal sehen, wie sie das gleich hinkriegt und natürlich parallel, wie Andrea Henkel das Liegenschießen hinkriegt. Aber erst einmal müssen sie ja noch hinauf auf den großen hohen Berg auf der anderen Seite der Strecke. Ja, jetzt sind hier die ersten schon beim Stehenschießen angekommen. Und Natalia Burdiga aus der Ukraine. Insgesamt ein Fehler für sie. Und Fanny Horn, die ist schon durch. Hat auch im Stehenanschlag einen Fehler geschossen. Also insgesamt zwei Fehler für sie. Aber dennoch die Norwegerin möglicherweise erst einmal mit einer Zeit zur Orientierung. Franziska Hildebrand wartet auf den Start
War ja Ende der letzten Saison aus dem Kader gestrichen worden, hat sich dann aber über den Sommer wieder herangekämpft. War in ein Loch gefallen, sagt sie selber, das Training fiel ihr schwer. Dann hat sie sich verletzt, hat sich beim Grundlagentraining, beim Schießen, beim Aufstehen den Oberschenkel gezerrt und konnte dann mit der Mannschaft nicht mehr mittrainieren. Und als sie dann alleine trainiert hat, hat sie gesagt, da hat es Klick gemacht im Kopf. Mensch, ich kann das schaffen, ich arbeite mich wieder ran. Und jetzt wurde sie in den Weltcup zurückberufen. Jetzt Pauka beim zweiten Schießen. Nach dem ersten Schießen ist sie aktuell Zweite. Da führt inzwischen die Russin Starik, die wir nicht im Bild gesehen haben, 4 Sekunden vor Pauka. Tja, noch einen Treffer, dann geht sie in Führung. Wenn sie in die Strafrunde muss, wird sie es wohl nicht ganz schaffen. Ja, jetzt also Christina Pauka nach dem zweiten Schießen erstmal vorn. Franziska Hildebrand auf der Strecke. Auch sie hat es nicht weit, lebt ja in Ruppolding. Und auch das ist nicht weit von Hochfilzen entfernt. Und jetzt sehen wir die Polen noch mit einem satten Vorsprung von 8. Lo zero anche in piedi per Pauka, che chiaramente incrementa sulle avversarie, e questa è un'immagine importante. Abbiamo una nuova leader però davanti alla polacca dopo il primo poligono, è Irina Starik che ha 4 secondi di vantaggio, è terza l'altra russa Glazirina. Si è inserita anche nei piani alti sia Letla, l'estone, senza errori nella prima serie, come anche Imri, la canadese. Laukkanen, che avevamo preannunciato prima della pausa, ha commesso 2 errori. Adesso arriveranno, c'è Domracheva che ha fatto segnare il secondo tempo dietro a Gvisdon al pre-time. Tanto qui invece la regia ci fa vedere cosa sta combinando Gvisdon nel secondo giro. È appena partita Vilukina, mentre questa è la situazione in partenza. Winston, che comunque nonostante l'errore è la migliore con un errore, anche Horn si difende bene da questo punto di vista. A breve arriveranno Tirilekov, prima di lei Andrea Henkel qui al poligono, che sta completando, esita sull'ultimo, però dovrebbe farci ad andare al comando. Mentre chiaramente la regia apre una finestra per far vedere Schwabel, Austria, che prova comunque a vivacizzare, insomma, anche il movimento nel biathlon. Schwabel Valduber, 7 secondi e 6 di vantaggio per Henkel. Qui siamo con Glazirin, che anche se non dovesse sbagliare non sarà così semplice andare davanti a Pauka. Beh, chiaramente se ci fosse una serie molto rapida questo potrebbe accadere, ma di nuovo riprende la respirazione dopo il primo bersaglio a segno. Domracheva continua ad avere il secondo tempo, staccata per decimi peraltro da Gvisdon. Errore per Glazirin. Al poligono segnaliamo lo zero di Tirilekov, doppio errore invece per Glazirin in piedi. Tirilekov è terza, staccata di 8 secondi e 2 da Henkel dopo il primo poligono. Gontier ha un buon tempo ai 900 metri, siamo solo all'inizio, però staccata di meno di 5 secondi e lì con la maggior parte, insomma, delle atlete. In pista invece andiamo a seguire Starik ai 3,8 km. Starik che rispetto a Pauka aveva un vantaggio di 4 secondi che ha incrementato, quindi sta andando decisamente forte la teta russa. In pista trova forse Dallmayr, mi sembra, mentre parte Kuzmina. Kuzmina che è la campionessa olimpica, ha vinto Hochfilzen nel 2010, qui intanto inquadrato l'ex protagonista di Coppa del Mondo al maschile, Pavel Rostovtsev.
uno dei, insomma, punti di riferimento, capace anche di una doppietta ai mondiali. Stiamo al poligono adesso, intanto Chevalier non ha sbagliato neanche in piedi, questo era un poligono forse da far vedere perché comunque dimostra di fare una buona gara. Domračová, tempo straordinario da tacche laterali, evidentemente c'è più vento rispetto all'azzeramento, però forse non è stata la miglior lettura del poligono. Quadra anche per Gwisdon, può tentare di doppio errore pesante di Domračová, può tentare di rimanere con quelle che non hanno sbagliato. Brutta partenza in questo secondo fine settimana di gara per Domračová, errore anche per Gwisdon, problemi con il mirino, c'è umidità e questo chiaramente può appannare e rendere la visibilità non ottimale. Secondo errore per Gwisdon. Una buona partenza sugli sci di Franziska Hildebrand che al quarto tempo al chilometro e 6, c'è la San Filippo nella seconda serie, ne ha sbagliati però 3 a terra, ricordo. Vedete che Chevalier si è inserita al secondo posto addirittura, è una grandissima gara, a prescindere da quello che succederà alle altre, chiaramente per lei è il miglior risultato in carriera. Gontier staccata di 9 secondi e mezzo da Gwisdon, ha il nono tempo al chilometro e 6. Ma è partita decisa, direi. San Filippo ha commesso un errore sul bersaglio centrale, 4 in tutto per lei. Chi continua a fare comunque una buona gara è la canadese Imri, mentre abbiamo il primo tempo al traguardo, quello di Fanny Horn, partita col pettorale 3. Enkel su Starik ha mantenuto il vantaggio, ha perso mezzo secondo, questo è il rilevamento dei 3 km 8. Letla, che non aveva sbagliato a terra, invece si perde in piedi. Jima, figlia d'arte, che ha 12 secondi di ritardo prima di sparare al primo poligono, dove però Hildebrand addirittura ha incrementato, cioè ha guadagnato qualcosa su Domračová, Gwisdon e le altre, quindi sta andando molto forte nel primo giro Franziska Hildebrand. Starik, che arriva con margine su Pauka prima di sparare nella seconda serie, ha quasi un errore di margine. La regia si sta un po' perdendo, bisogna guardare il poligono e soprattutto dare certi rilevamenti. Sì, c'è Starik, ma c'è anche Hildebrand che ha iniziato ad aprire con un tempo sotto i 7 minuti. Giustamente la precedenza ce l'ha Starik al poligono in questo momento come priorità e non sbaglia. Il tempo è notevole, come vi dicevo aveva un errore di margine su Pauka e quello è praticamente. Anche Hildebrand non ha sbagliato a terra. Mäkäräinen sui tempi di Domračová ai 900 metri, perché adesso la gara poi chiaramente entra nel vivo con altre big che sono impegnate nel primo giro. Hildebrand fa segnare il miglior tempo su Jima dopo la prima serie. A 4 secondi e mezzo di vantaggio, Enkel è scesa al terzo posto con 5 secondi di ritardo. C'è il poligono di Nicole Gontier che apre bene da sinistra, difficile pensare di essere che sia inquadrata, sbaglia sul terzo bersaglio e non si è ripresa sul successivo. 3 errori in serie per Nicole Gontier, peccato. Enkel passa ai 4 km e 2 e su Starik ha riguadagnato qualcosa, poco più di mezzo secondo. Quindi siamo nell'ordine di 8 secondi di vantaggio. Scardino è al primo poligono e ha un tempo simile a quello di Hildebrand, quindi potrebbe attaccare anche la prima posizione in caso di serie rapida e veloce. La vediamo anche nell'immagine, anche lei può iniziare a sparare sotto i 7 minuti. Vilukin ha sbagliato ad aprire, gli altri li ha presi. Questo è il suo debutto stagionale in Coppa del Mondo. Vediamo dove andrà a collocarsi come tempo. Chevalier ha perso ovviamente rispetto a Pauka nel terzo giro, anche se cerca di difendersi. Scardino male, doppio errore.
Kuzmina non una gran partenza, al chilometro 6 è staccata di 11 secondi, anche Sulemdal già perde 6 secondi e mezzo ai 900 metri, quindi al pre-time. Selina Gasparin al quarto tempo ai 900 metri, staccata di 2 secondi da Gwisdon. Tanto ci inquadrano Schwabel, quadratura chiaramente doverosa visto che l'Austria è paese che ospita questa seconda tappa di Coppa del Mondo. Anche perché in questo momento sì, c'è anche Dallmayr al poligono. Non ha un grandissimo tempo sugli sci, staccata di 17 secondi. Beh, c'è soprattutto Henkel che andrebbe inquadrata in campo largo. Dallmayr ha aperto bene, Henkel invece no. Doppio errore per Henkel. Chi è andata forte sicuramente è Kocher, che con due errori paga solamente 6-8, quindi nel terzo giro 25 secondi da Pauka. Disastro per Henkel in questo secondo poligono. Dallmayr invece non ha sbagliato, quindi vediamo dove andrà a collocarsi. Arriva anche con il 47 e la campionessa olimpica Kuzmin. Quindi momento di traffico importante al poligono. Dallmayr è sesta dopo la prima serie, staccata di 15 secondi e mezzo. Beh, vento c'è chiaramente, ma è gestibile, soprattutto per quelle che hanno il giusto feeling. Chiaramente se non leggi bene la situazione, se non ti adatti, puoi commettere questi errori. Sono due gare diverse, a terra e in piedi, spesso lo sottolineiamo. E guardate che fine sta facendo anche Thierry Lekhoff. Buona partenza sugli sci da parte di Karin Oberhofer, che ha 13 secondi e 2 di ritardo alla chilometro e 6. Gwisdon passa ai 6-4 con tre errori come fardello. Sugli sci sta pagando forse qualcosa adesso, è anche normale. Kuzmina senza errori al quarto tempo dopo il primo poligono, staccata di 5 secondi e 7. Nel duello nel secondo giro tra Gima e Henkel, Gima praticamente ha perso un secondo, ma è sui tempi della tedesca. Mäkäräinen sta volando nel primo giro e sta arrivando al poligono a 7 secondi e mezzo di vantaggio su Domracheva, che poi ha sbagliato. Hildebrand ha continuato a incrementare anche nel secondo giro su Henkel, mentre arriva Glazerina e fa segnare il sesto tempo. Per lei ovviamente è stato deleterio il secondo poligono. C'è anche Jurieva nella prima serie oltre che Mäkäräinen, quindi Mäkäräinen sulla russa ha guadagnato 30 secondi in buona sostanza. Apre male però la finlandese, invece molto bene al poligono Jurieva, che non commette errori. Ne arriva un altro per Mäkäräinen. Settimo tempo prima di entrare al poligono per Oberhofer, staccata di 13 secondi. Adesso è importante chiaramente la precisione, cosa che non ha avuto Mäkäräinen. Percentuali che stanno addirittura forse peggiorando rispetto ad inizio passata stagione. Jurieva quinto tempo dopo il primo poligono. So, potrebbero anche inquadrare Oberhofer, perché comunque far vedere Mäkäräinen che sconta tre giri di penalità mi sembra quasi superfluo. Al di là di questo bel rallenti, purtroppo Oberhofer ha sbagliato da sinistra sul secondo bersaglio. Quindi ricordo, 4 errori per San Filippo, un errore per Oberhofer, 3 nella prima serie per Gontier. Percentuali che chiaramente sono al di sotto del par. Gima ai 4-2 mantiene qualcosa di vantaggio su Henkel, che poi ricordo però ha sbagliato. Partita molto forte Proisch ai 900 metri al settimo tempo, praticamente viaggia, è la migliore delle tedesche transitata in quel passaggio. Sui tempi di Laukkanen 37 secondi a 3 di vantaggio per Starik, ha incrementato su Pauka di 4 secondi. Hildebrand passa ai 4-2 nei confronti di Gima, non guadagna ma perde soltanto mezzo secondo.
Vilukina fa fatica sugli sci, con un errore paga 56 secondi rispetto alla tedesca ai 3,8 km, dove transita anche Nicole Gontier. Siamo con Domracheva, che però come McRennan ha sbagliato parecchio nella serie a terra e sbaglia anche in piedi, gara da dimenticare per lei, weekend compromesso con 5 errori. C'è anche Solemdal, ma soprattutto Zelina Gasparin, attenzione che aveva un buon tempo sugli sci e non sbaglia a terra. Partenza molto buona di Zelina Gasparin, mentre sta arrivando la prossima nuova leader della gara, Irina Starik. Dallmayr passa al primo rilevamento del secondo giro, staccata di 17 secondi 8 da Hildebrand, e quindi vuol dire che sostanzialmente non perde più di tanto. Nuova leader dopo il primo poligono è Zelina Gasparin e la regia ciao ciao, non stiamo vedendo nulla di quello che sto dicendo e non va bene. Aspettano comunque l'arrivo di Starik, che fa segnare il miglior tempo, quasi 40 secondi di vantaggio su Pauka. Mancano ancora delle atlete molto importanti, chiaramente come Berger, come Sukalova, come Zaitseva, che possono, o Pidrushina, che possono fare molto bene. Intanto Jima sporca la gara con un errore in piedi. Vediamo Hildebrand. Hildebrand ha veramente un grandissimo tempo. Kuzmina guadagna nei confronti suoi ai 3,8 km, nei confronti della tedesca, perché adesso la differenza di 3 secondi e 2. Anche Kuzmina chiaramente tra quelle che può lottare per la vittoria barra podio. Con tempi cauti per cercare di essere precisa, ma sbaglia anche lei il bersaglio centrale e ne arriva un altro. Male, male per Hildebrand, che veramente aveva fatto una buona gara fino al settimo bersaglio. Dubarezova è tra i migliori tempi ai 900 metri. Adesso vedremo dove andrà a collocarsi Domracheva. Flotland senza errori al primo poligono, sta tenendo un buon passo anche nei confronti di Hildebrand, però è staccata di 18 secondi e 7, la vincitrice della prima sprint di stagione. Jim è staccata di 13 secondi da Starik dopo il secondo poligono, un errore in più commesso dall'Ucraina. Domracheva con 6 errori in 2 poligoni, mentre qui c'è la compagna di squadra, no, 4 errori dopo 2 poligoni, è staccata di 1 minuto e mezzo. Insomma, Tora Berger passa ai 900 metri a 1 secondo e 2 di ritardo da Gwisden. Wierer, Wierer che apre bene. Il tempo non è malvagio. No, ha accelerato sull'ultimo, segno che comunque chiaramente ha sicurezza, però è un errore che doveva evitare assolutamente Dorotea. È un errore pesante nell'economia della sua gara. Monica Oynisch, anche lei non precisa il poligono, mentre in partenza la leader della generale Sukalova. Doppio errore per Monica Oynisch. Adesso vi darò il tempo di Wierer all'uscita dal poligono, dove è entrata Nicole Gontier, ha già aperto da sinistra, ha sbagliato un'altra volta sul secondo bersaglio. La regia sta su Proschka, ha veramente un gran tempo. Gontier, 4 errori in questa giornata. Wierer è staccata di 47 secondi e 7 dopo la prima serie. Dallmayr, quindi le due punte della nuova generazione insieme al poligono. Proschka ne sbaglia 2 di troppo. Dallmayr, vediamo, non ha sbagliato fin qui. L'ultimo è fondamentale. È spesso così la legge del biathlon. Intanto ricordo che nel secondo giro la migliore è ancora Zelina Gasparin, che non ha sbagliato a terra, però occhio a Kuzmina,
Kuzmina che nei confronti della Svizzera comunque ha un ritardo di 5-6 a quel punto della gara. Kuzmina è andata recuperando su Hildebrand, ma è rimasta dietro. In ogni caso, chiaramente Hildebrand ne ha sbagliati addirittura 3. Il primo arriva anche per Kuzmina. Ne arriva un secondo. Chiaramente con due errori è fuori dal podio. C'è un buonissimo inserimento della Innerhofer austriaca, che non ha fatto vedere la regia, stranamente, in sesta posizione dopo il primo poligono. Flatland, la leader di specialità col pettorale rosso. C'è abbastanza vento, mi pare, in questo momento. Condizioni difficili per la norvegese, che esita molto prima di sparare. Deve ricominciare di nuovo la respirazione. Sono secondi che se ne vanno. Tora Berger al terzo tempo al chilometro 6, stesso tempo a quel punto di Gvisdon. Tra poco arriverà il secondo poligono anche Jurieva. Intanto errore di Flotland, ne sbaglia un altro. Tre errori in tante, hanno commesso parecchi errori. Gima su Starik non guadagna nel terzo giro, sempre 13 secondi di differenza. Jurieva, in queste condizioni lei può tirar fuori la prestazione importante al poligono, mentre Henkel è arrivata al traguardo molto staccata. Chiaramente Henkel quasi 2 minuti di ritardo da Starik, e non c'è la bufera della scorsa settimana. Ha esitato molto Jurieva e ha anche commesso un errore. Ci sono condizioni forse difficili perché il vento gira. In piedi comunque in tante hanno veramente commesso parecchi errori. Finora con lo 0 al traguardo sono Starik, Pauka e Chevalier. Due errori anche per Jurieva, ha sbagliato anche Dubarezova. Tora Berger, stesso tempo di Zelina Gasparin entrando al poligono. Il poligono sta arrivando anche Oberhofer, impegnata nella seconda serie. Tora Berger ha un gran tempo. Ricordo che non ha mai vinto la Norvegia in questo format di gara a Okfilsen. Deve aggiustare qualcosa anche lei, dare tacchi. Beh, Domracheva comunque, nonostante i 4 errori, è ottava al passaggio che precede il traguardo, quindi weekend compromesso forse no, perché si è difesa. Però parte molto bene Tora Berger, lo 0 a terra. C'è anche Solemdal. Lei chiaramente ha ricordi buoni legati a Okfilsen, però sbaglia. Beh, comunque un solo errore, è una buona gara. Norvegia che non ha mai vinto, ma ne ha 2 in posizione interessante. Berger è terzo tempo dopo il primo poligono, staccata di 6 secondi. Zelina Gasparin, attenzione, è sull'ultimo, tradisce i suoi tifosi. Poteva davvero attaccare il tempo di Starik e così non è stato. Sukalova al chilometro 6 è staccata di 11 secondi. La regia va a inquadrare l'arrivo di Gima, che ha avvicinato il tempo di Starik e le ha guadagnato qualcosa. C'erano 13 secondi dopo il secondo giro, ma si piazza al secondo posto. Solemdal rispetto a Gima ha un ritardo di 2 secondi e 7, che potrebbe anche annullare nel corso del terzo giro, visto che ha i riferimenti. Innerhofer passa al primo rilevamento del secondo giro sempre con un buon tempo, è staccata di 15 secondi da Gasparin, quindi sta veramente facendo una buona gara. Adesso vi do il tempo anche di Karin Oberhofer, che transita alla fine del secondo giro. Gara difficile per le italiane al poligono.
Ha sbagliato anche Becon e Oberhofer male, in tutto sono 5 errori. Sta arrivando al traguardo anche Hildebrand, mentre Wierer ai 4-2 passa con 1 minuto e 2 secondi di ritardo e ha perso ulteriormente. Serie molto veloce di Novakovskaya, che ha preso dei rischi ma ha sbagliato sul quarto bersaglio. C'è anche un buon poligono iniziale di Vítková, 0 nella prima serie, è in sesta posizione. Vediamo su Kalova, che ha corretto qualcosa. Non ha grandissimi tempi di rilascio, successione molto controllata per lei, però d'altronde sta sbagliando pochissimo e quindi finché è così ha ragione lei. Eccola qua Innerhofer, sta facendo veramente una buona gara, è settimo tempo, staccata di 16 e mezzo. Terzo tempo invece dopo il primo poligono per Sukalova, è arrivata Hildebrand con l'ottavo tempo. Zaitseva sta entrando al poligono, 8 secondi di ritardo da Mäkäräinen, ma praticamente è il tempo di Tora Berger, per cui attenzione anche a Kolecki, qui ha raccolto 10 podi a Okfilsen, considerato che in tutti ne ha raccolto 43, se non vado errato, insomma qui veramente ha sempre avuto un buon bottino. La regia aspetta Vali Semerenko e non ci ha fatto vedere il poligono di Zaitseva, che è precisa. Però Vali Semerenko chiaramente sta viaggiando con tempi molto interessanti. Zaitseva era addirittura al miglior tempo ai 900 metri. Zaitseva che è passata in testa per decimi, 8 decimi rispetto a Zelina Gasparin, che però poi in piedi ha sbagliato. Dorothea Wierer ha commesso un altro errore, questa volta sul bersaglio centrale, quindi sono 2 errori per la azzurra. Ha pasticciato Vali Semerenko, come abbiamo visto nelle immagini. Dallmayr si piazza al momento in quarta posizione davanti a una Kocher davvero scatenata, con 2 errori ha fatto veramente una bella gara, ma anche Skardino per esempio con 3 poco staccata da lei. Che ha fatto una bella gara è Andrea Mali, al traguardo davanti alla Chevalier, senza errori pure lei. Brunet non sbaglia, poi è un po' lenta a rimettersi in piedi. Solendal al secondo tempo ai 6 km e 4. Chiaramente bisogna aspettare anche quello che farà la Gasparin a breve, ma comunque Solendal vuol dire che ha già scavalcato Gima. Innerhofer ha sprecato quanto di buono ha fatto nella prima serie. Gasparin è davanti alla norvegese, quindi ha incrementato il vantaggio, che era prima di soli 2 decimi dopo il secondo poligono. Kuzmina, che si inserisce in quarta posizione davanti a Dallmayr, lei però con 2 errori, la tedesca con 1. Mäkäräinen con 3 errori, comunque è sui tempi di Kuzmina, con un errore quindi in più. Beh, alla fine sia Domracheva che Mäkäräinen sugli sci sono andate veramente forte. Vítková non aveva sbagliato a terra, il tempo è molto interessante, se non sbaglia può anche andare in testa, soprattutto perché la serie è rapida. Brava, lei sì, a non sbagliare sull'ultimo bersaglio, è una delle prime piazzole, quindi ci vorrà un po' di tempo prima di passare alla fotocellula, però dovrebbe essere il miglior tempo. Pedrushina non è partita fortissimo, a 14 secondi e mezzo di ritardo dopo il rilevamento che porta al primo poligono, quindi vedremo la sua serie. Prosch ha sbagliato in piedi, in tutto sono 3 errori. Vítková miglior tempo dopo il secondo poligono, 7 secondi e 3 di vantaggio. Sta partendo adesso Gosner, che insomma la forma non è quella dei tempi belli. Intanto attenzione perché comunque Tora Berger ha
incrementato sensibilmente su Hildebrand ai 4,2 km e anche su Gasparin, è la più veloce in questo momento. Un errore per Pidrucin. Prost in tutto sono 3 errori ed è staccata però di 56 secondi, quindi non è male, addirittura meglio sugli sci o comunque con lo stesso numero di errori davanti a Mäkäräinen. Beh, mi pare una dimostrazione di forza notevole, mentre c'è questo duello che sta per consumarsi tra Starik e Zelina Gasparin. C'è Tora Berger nella serie in piedi, Gasparin ha un ritardo di soli 4 secondi dopo il secondo poligono, ricordo che erano 15 secondi di differenza, per cui in grande rimonta Zelina Gasparin. C'è anche Vita Semerenko al primo poligono, apre male Tora Berger, un errore se lo può ancora permettere, ma due no. Attenzione che il tempo di Zelina Gasparin potrebbe essere riferimento davvero. Gasparin 2 secondi e 3 quando mancano pochi metri alla conclusione della sua gara. C'è prima Solemdal che fa segnare il terzo tempo, ma soprattutto interessante ovviamente Zelina Gasparin. Zaitsev viaggia sul tempo all'inizio del secondo giro di Tora Berger, per cui attenzione che la russa può ancora incrementare il bottino personale qui. Ce la fa per 2 secondi e un decimo a ottenere una grandissima prestazione Zelina Gasparin. Vítková da difendere, 23 secondi scarsi su Zelina Gasparin, non ce l'hanno fatta a difenderli Gima che ne aveva 20, no scusate, Gima aveva 2 secondi e mezzo, Starik aveva una quindicina di secondi, 20 secondi di ritardo di Gima da Vítková ovviamente. Sukalova impegnata nel secondo giro, ha il quinto tempo, quindi al passo simile a quello di Kuzmina, sta tenendo un buon passo anche Brunet ha incrementato, cioè ha guadagnato rispetto a Hildebrand ed è staccata da Zaitseva di 2 secondi scarsi e 3 secondi e qualcosa rispetto a Zelina Gasparin, per cui anche Brunet può dire la sua. Gli italiani oggi non hanno risposto presente al poligono, questo è sicuramente il problema, mentre qui vediamo Zaitseva perde qualcosa in questo tratto nei confronti di Tora Berger e anche nei confronti comunque di sì, di Tora Berger sostanzialmente, perché in questo tratto anche Zelina Gasparin aveva perso qualcosa. È il secondo tempo comunque Zaitseva, Tora Berger è staccata di 35 secondi dopo il secondo poligono. Prost che continua comunque a difendersi nel terzo giro, ha perso nei confronti di Mäkäräinen, ha perso anche sensibilmente, tra i due c'erano 12 secondi, adesso invece la differenza è di 1 secondo e mezzo. Vítková mantiene 1 secondo di vantaggio da Starik, quindi ha perso 6 secondi. Attenzione a Zelina Gasparin che a questo punto potrebbe essere davvero da podio con un gran giro finale. Sukalova però, altra pretendente, tra l'altro c'è già una atleta della Repubblica Ceca in zona podio. Questo è un errore pesante per i tempi di esecuzione al poligono. Doppio errore per Sukalova. Mentre Brunet passa ai 4,2 in sostanza con lo stesso tempo al decimo di Kuzmina. Parità di errori. Chissà che magari psicologicamente l'assenza di Marie Doren non abbia anche influito forse in prestazioni positive. Vediamo però Zaitseva, che chiaramente è un tempo assurdo, poteva iniziare a sparare sotto i 15 minuti. Importante essere precise. Si prende un'altra respirazione tra il primo e il secondo bersaglio.
se ne prende un'altra tra il secondo e il terzo. Non se la sente di forzare, però sbaglia ed è pesante. A questo punto Zelina Gasparin è come avversaria. Hanno tutte sbagliato comunque. Vítková qui perde ancora, chiaramente il suo è un passo diverso. Guardate come passano i secondi. Inesorabilmente direi. È già dietro a Starik, ma in proiezione dietro anche a Vítková. Dietro anche a Gasparin, scusate. Come vedete ci sono soltanto 9 decimi. Brunet, ecco, è lei che bisogna seguire. Poi bisogna vedere che passo può sostenere nel terzo giro nell'eventualità dello zero. Anche lei due volte riprende la respirazione, un po' come Zaitseva. Poligono molto difficile, non si è capito con il quarto colpo cosa è successo. Adesso vedremo. Tanto Vítková è già dietro a Gasparin nel ultimo rilevamento prima del traguardo. Grafica che non è chiara. Comunque il tempo è superiore a Starik. Chiude Proisch con una grandissima gara sugli sci. Si piazza in nona posizione. Sta arrivando anche Vítková, che prova a sprintare per difendere e ce la fa alla seconda posizione per 9 decimi davanti a Starik. Distacchi davvero contenuti a questo punto, chiaramente, a meno che non ci sia il colpo grosso da parte di atlete che devono ancora affrontare il primo poligono. Vedi Gosner, ma apre male. Direi che la posizione di Gasparin potrebbe essere quasi in ghiaccio. Michela Ponza non ha sbagliato nella prima serie ed è staccata di 32 secondi e mezzo da Zaitseva dopo il primo poligono. Doppio errore per Gosner, in questo momento lontana veramente da quanto fatto vedere la passata stagione. Innerhofer chiude, non so se riuscirà a mantenere una posizione da zona punti. Insomma, con lo stesso numero di errori Proisch ha risparmiato un minuto. Bene Crawford, sorella della campionessa olimpica dello sci di fondo, Chandra Rosanna Crawford è ottava nel secondo giro, non ha sbagliato a terra. E tra coloro che hanno il pettorale alto, dopo Zaitseva diciamo, è la migliore. Brunet alla fine ha commesso un errore ed è settima, staccata di 27 secondi dopo il secondo poligono. Attenzione a Shumilova. Shumilova viaggia forte sugli sci, sta entrando al primo poligono ed ha il secondo miglior tempo. Tora Berger al traguardo. Attenzione a Tora Berger. Attenzione a Tora Berger che sfiora l'impresa con due errori, ma in grande rimonta come al solito nel terzo giro. È in ogni caso fuori dal podio visto che i distacchi sono minimi. È quarta per 6 secondi e 4. Diciamo così, la maledizione della sprint di Olkfilsen per la Norvegia continua. Shumilova pasticciato nella serie a terra. E a questo punto direi che per le posizioni che contano la vicenda si è esaurita, direi. Sì, le prime tre posizioni sono in ghiaccio, sicuramente può fare un buon risultato Rosanna Crawford. Ringen ha commesso un errore nella prima serie, aveva buoni tempi sugli sci.
Sicuramente una buona prestazione anche di Becon, perché comunque con due errori non è lontana dai tempi di Kuzmina. Zaitseva è lontana dal podio, passa adesso con 15 secondi e 6. Beh, insomma, un podio sicuramente con sorprese, guardando quello che succede al traguardo. Beh, comunque grande soddisfazione per Celina Gasparin, anche il movimento elvetico, insomma, con Weger aveva trovato al maschile quella che poteva essere una punta, anche se sta facendo fatica. Comunque di tanto in tanto qualche prestazione è arrivata al maschile, e al femminile si sapeva che la sorella più brava delle tre, Gasparin, poteva dare insomma prima o poi la zampata, ed ha ottenuto così il miglior risultato della carriera. Mentre qui siamo, la regia ci porta da Zaitseva. Classe 84, Celina Gasparin, quindi non giovane chiaramente, però si è tolta questa grandissima soddisfazione. Non era mai salita sul podio, l'aveva sfiorato nell'individuale di Östersund la passata stagione, come anche in altre circostanze. Questa dovrebbe essere, uso il condizionale mancandomi il Datambesi, dovrebbe essere la quinta prestazione da prime sei quantomeno per Celina Gasparin. Mentre buona gara assolutamente di Novakovska, che con due errori distribuiti nelle serie ha il settimo tempo. Beh, certamente la Polonia ha fatto vedere buonissime cose. Qui siamo con la Ringen, che però insomma conosciamo l'elemento, è difficile darle credito di uno zero in piedi. Beh, intanto apre bene. Arriva il primo errore. Insomma, ne ha commessi due in linea con quelle che sono le sue percentuali. Zaitseva va al traguardo, si piazza in settima posizione. Quella Crawford che poi segnalavo ha commesso due errori in piedi. Comunque la cosa anche credo importante per Celina Gasparin, che è riuscita a vincere non con lo zero dopo una buonissima prima serie a terra, ha commesso un errore in più rispetto a Vítková e Starik, che sono con lei sul podio. Con lo zero c'è anche Pauka, ma percentuali non eccezionali in generale come gara, dimostrazione di essere stato comunque un poligono soprattutto nella serie in piedi abbastanza selettivo. Andiamo a vedere le posizioni delle italiane. Stiamo aspettando Ponza al secondo poligono. Wierer è al momento 27esima, staccata di 1,26, mentre arriva Vali Semerenko, fa scendere di una posizione la migliore delle azzurre. Poi Gontier e Oberhofer sono già fuori dalla zona punti, e Oberhofer forse quella a rischio anche di qualificazione nella gara in seguimento. C'è da seguire il poligono in piedi
di Gosner e di Shumilova, che però hanno sbagliato entrambe con due errori nella prima serie. Deve arrivare al traguardo anche Pedruscina, però è già fuori dalle 10. Panfilova ha un solo errore nella prima serie, sta avvicinando il secondo poligono. Eccola qua Michela Ponza, sta esitando, la regia non la inquadra propriamente, diciamo così. Inquadra più gli addetti a pulire le piazzole. Michela purtroppo ha sbagliato sul terzo bersaglio, quello centrale. Arriva anche Gosner, eccola Michela Ponza che riparte con un errore commesso nella serie in piedi. Condizioni comunque della gara, sia per il vento che per la nevicata, non è che siano cambiate sensibilmente, per cui da questo punto di vista la gara è stata sicuramente regolare, come sono regolari anche gli errori purtroppo per Gosner. Ricordo che nella sprint la passata stagione è riuscita nella vittoria back to back, addirittura tra l'altro nelle tappe di casa Oberhof e Ruppolding. Beh, comunque abbiamo un podio, ripeto, con prime volte praticamente, a parte Vítková che si era già segnalata in queste posizioni in classifica. Vítková che tra l'altro, insomma, è incredibile il risultato che abbia ottenuto visto quello che le è capitato, non pochi problemi in generale dal punto di vista fisico, è un classe 88, per cui comunque insomma, il fatto che non ci sia più Neuner, ormai questa è la seconda stagione senza Neuner, apre le possibilità a queste atlete. Ricordo che lei comunque a Oberhof ha ottenuto il secondo posto in una gara però a inseguimento. A livello di campionati del mondo giovanili nel 2006 Vítková vinse in una individuale. Noi siamo quasi in conclusione di collegamento, Shumilova sbaglia ancora tre volte, quindi in tutto errore in piedi. Beh, comunque la Russia piazza l'atleta sul podio, a sorpresa non è Zaitseva ma è Starik. Siamo davvero in conclusione, quindi non vi posso aggiornare sulle posizioni definitive delle italiane, però il bilancio è sicuramente negativo per questa gara. Ecco la classifica, insomma, sorprese ce ne sono soprattutto sul podio. Intanto vi ricordo l'appuntamento con il salto con gli sci da Lillehammer, prossimo programma su Eurosport. Noi ci sentiamo più tardi per la seconda gara, quella maschile, intorno alle 13.30. Un saluto e a più tardi da Dario Puppo.